parlando col tuo padre prima di tutto. Dimmi, dimmi Rispetto, tutto. per favore. Sto parlando con mio padre, Fra, ma ti sto semplicemente un po' insultando su Certo che lo stai Fortnite. parlando con tuo padre, ma... Che c***o devo dire? Mio padre sarà un zio. Complimenti. Fra, tornati a fare un po' di su Fortnite, dai, mi raccomandi, va? Sei livello 201, giochi 201 ore al giorno, ma ti svegli. Dai, Fra, sei un fenomeno. Sei solo una Dai. sega di merda, sei solo una sega di merda. E quindi, Fra? E quindi? Sei una sega, E sei una quindi? sega. No, no, aspetta, ma aspetta, e Sei quindi? migliore Aspetta, aspetta, aspetta. di noi, sei più No, no, casa, no, sei no, ma ridicolo, aspetta. sei No, no, una sega di merda, aspetta. prima che... E quindi, e quindi, e quindi? Ebbene sì, ragazzi, vi devo delle scuse. Bella raga, qua è il vostro Refiz che vi parla, ma voi probabilmente mi conoscerete già. E ragazzi, oggi siamo qua in un video un po' diverso dal solito. Un video che, come direbbe qualsiasi youtuber grande, non volevo fare. Beh, ragazzi, in verità volevo farlo perché comunque appunto voglio darvi delle scuse principalmente a voi, ma anche al ragazzo in questione che avrete visto. Io non farò nomi, ma tanto lo vedrete dal suo ID. E se poi lui vedrà questo video, commenterà o eccetera, eccetera. Quello che è successo in questa live, diciamo che non è consono di solito a quello che succede di solito nelle mie live. Infatti, io cerco sempre di portarvi in stream qualcosa che sia positivo, qualcosa che sia divertimento, che serva a voi per svagarvi, magari per passare un'oretta bene dopo magari una giornata passata sui libri di scuola o con dei problemi in famiglia, dato che può succedere anche questo, ragazzi. Beh, questa live purtroppo per questi 20 minuti non è stata quello che aspettavo, che mi aspettavo. Infatti l'ho subito messa tolta da YouTube perché comunque non è una cosa di cui vado fiero, soprattutto non è una live che sta bene sul mio canale. Io direi che devo partire a fare delle scuse ai due ragazzi che sono entrati, ne abbiamo già parlato sempre in live, purtroppo non ci siamo risentiti, ma va bene così in verità. Semplicemente devo delle scuse perché sì, io e Ale e Sosa, l'altro ragazzo che è con noi, ma soprattutto io e Ale, abbiamo un po' esagerato, però ovviamente c'è tutto da contestualizzare, tutto da vedere un po', però comunque da parte mia ci sono le scuse più sincere, anche perché io capisco bene che certe cose su YouTube, ma anche nella vita di tutti i giorni, non vadano dette. Detto ciò, ragazzi, nella clip che avrete visto, avrete probabilmente sentito quello che disse il ragazzo a me, non quello che io dissi al ragazzo. Io però vi dico che poteva anche essere giustificato fino a un certo punto quello che lui ha detto, assolutamente. Su questo non ci sono dubbi. Però, ragazzi, perché devo delle scuse a voi? Perché ho fatto una figura, diciamo, bruttissima con voi. E questa cosa davvero mi dispiace tantissimo. Io, ragazzi, adesso magari probabilmente uscirò un po' dall'argomento. Però io faccio YouTube, raga, semplicemente perché, secondo me, condividere quello che si fa nel tempo libero, cioè questa passione dei videogiochi condivisa è più bella, raga. Diciamo che appunto a me piace proprio questo: piace avere il contatto con voi e fare live. Mi aiuta semplicemente ad avere ancora più contatto con voi. Infatti, live è entrata a fare i provini, parliamo più o meno con tutti quelli che sono in chat, cerchiamo di starvi sempre dietro, ragazzi, ed è comunque un lavoro molto difficile, soprattutto adesso che, nonostante siano dei numeri piccoli, iniziano ad essere un po' più dispendiosi in senso di proprio fatica. È faticoso stare dietro comunque magari a 20 o 15 persone che siano in chat e su Fortnite e comunque nei commenti di YouTube. È sempre difficile, però noi ci proviamo sempre perché quello che a noi piace, quello che a me piace, soprattutto io dico noi, parlando magari di tutti i ragazzi che come me fanno YouTube, è proprio questo: avere il contatto con voi. E ieri questo è mancato, ieri è mancato questo, perché in 20 minuti poi mi sono perso, soprattutto in quei 5 dove abbiamo poi veramente litigato io e questi due ragazzi, abbiamo perso il contatto con la live e ci siamo focalizzati su questa cosa che è stata una cosa, diciamo, stupida, diciamo, che non aveva senso, che poteva sicuramente finire in modo diverso, poteva finire da persone pacifiche e alla fine invece è finita da barbari, possiamo dire, sì, da barbari. Quindi, ragazzi, io volevo scusarmi con voi perché appunto ho usato anche linguaggi che magari su YouTube non andrebbero usati. E soprattutto magari non sarebbero da dare come esempio magari a queste poche persone che comunque ci seguono e che mi seguono. Detto questo, ragazzi, io direi che qua il video può terminare. Questo qua sarà il video di oggi. Stasera noi ci becchiamo in live, mi raccomando, non mancate. Io mi scuso ancora con il ragazzo che più si è sentito attaccato personalmente, ma anche con l'altro, ovviamente, che col quale invece ho avuto un po' più un dialogo. Spero che queste cose comunque nelle mie live non accadano più, sia da parte mia, sia da parte di chi mi segue.
perché comunque non è bello né da vedere né da ricordare, diciamo, ecco, non è neanche bello da ricordare assolutamente. E soprattutto va, potrebbe andare a rovinare quello che si è cercato e che ho cercato di creare nella mia community in circa un anno e qualcosa di YouTube, nonostante poi la mia community si stia formando effettivamente da neanche 2 mesi, però comunque non è stato bello come lo chiamo io, è stato il mio primo e sicuramente non ultimo scivolone mediatico. Spero che comunque voi mi possiate perdonare, ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Se voi eravate in live, i vostri pareri, le vostre opinioni, anche se vanno contro di me, ragazzi, non abbiate paura, non scriviate solo cose perché sono io, ma andatemi anche contro, non c'è problema, basta che siate sinceri e che non siate flamer, nel senso non mi venite a scrivere in altri insulti perché semplicemente non li leggo, tutto qua. Detto questo, ragazzi, quello del vostro Fizz è tutto, a stasera con la live, bella.